procedo ora con l'installazione della Flight Control Board. Come detto, viene venduta con un contenitore plastico che andrò a rimuovere. Molto importante a questo punto decidere quale sarà il davanti del nostro quadricottero, nel mio caso questa direzione. Se infatti osserviamo sul PCB della Flight Control Board è riportata qui una freccia che deve essere orientata nella stessa direzione avanti del nostro quadricottero. Installerò la Flight Control Board utilizzando dei distanziatori esagonali. Posizionerò sui distanziatori la Flight Control Board e andrò ad avvitarla . Ecco fatto. Completiamo ora i collegamenti elettrici tra i vari componenti del nostro quadricottero. Per prima cosa dobbiamo rimuovere da 3 connettori su 4 degli SC il filo rosso. Questo perché il filo rosso trasporta i 5 volt e soltanto uno degli SC andrà ad alimentare la nostra Flight Control Board. Si può tranquillamente o tagliare il filo, oppure se vogliamo riutilizzarlo in un secondo tempo è possibile andare a sfilare il connettore con un piccolo cacciavite, solleviamo l'aletta di plastica e sfiliamo il connettore che poi andiamo a nastrare con del nastro isolante in questo modo. Ecco fatto, abbiamo sfilato da 3 connettori su 4 il filo rosso ed ora possiamo andare, come detto, a fissarlo con del nastro isolante al resto del cavo. E 3. Ecco fatto. Per verificare di aver fatto tutto bene, possiamo prendere l'unico connettore che ha ancora il cavo rosso, collegarlo rispettando la polarità
ad una qualunque delle porte della CC3D. Alimentare il quadricottero e come vedete la flight control board si accende, quindi riceve correttamente alimentazione dall'unico ESC che in questo momento è collegato. Stacchiamo di nuovo tutto. Prima di poter collegare al computer la flight control board e procedere col setup, dobbiamo naturalmente collegare i motori all'ESC. Il setup definitivo prevederà che i fili vengano saldati, non utilizzerò i connettori, ma per poter invertire, in caso di necessità, il senso di rotazione del motore, dovrò invertire due dei tre fili collegati all'ESC. Quindi in questo momento, non sapendo ancora se il verso di rotazione è corretto, andrò semplicemente a fissare temporaneamente in maniera volante i motori all'ESC. Poi, una volta che avrò completato il setup della flight control board al computer, potrò andare a accorciare i fili e fare la saldatura definitiva. Ho già effettuato l'operazione su tre dei quattro motori, vi mostro come ho fatto. Vado a spellare i fili. Quindi vado a rotolare insieme un filo motore con un filo ESC. Infine, per sicurezza, ricopro il tutto con del nastro isolante. Ecco fatto. Ecco fatto. Tutti e quattro i motori sono stati correttamente collegati in maniera temporanea ai loro ESC. Ultima cosa che dobbiamo fare prima di poter testare il nostro quadricottero è collegare la ricevente. In questo caso ogni ricevente ha una sua modalità di collegamento. Quella più semplice è utilizzare il cavetto fornito con la CC3D e i collegamenti che sono ben spiegati sulla wiki della Flight Control Board per collegare da un lato il connettore bianco al connettore sulla CC3D, dall'altro i sei connettori singoli alle sei uscite della ricevente. Come detto, quale uscita corrisponde a quale colore è ben spiegato sulla wiki. Ecco fatto. Ho eseguito tutti i collegamenti come indicato dalla wiki, partendo dal canale 1 fino ad arrivare al canale 6. Posso andare ora a collegare il cavo e la ricevente alla flight control board. Ecco fatto. E di nuovo posso provare ad alimentare il quadricottero e vedere se anche la ricevente riceve correttamente l'alimentazione. Avete sentito il suono emesso dalla ricevente, quindi anche questo collegamento è stato effettuato correttamente. Possiamo ora andare al computer a tarare il tutto.